Gianni Morandi, Loredana Bertè, tutti super ospiti del serale di Amici. Amici 17, il serale, super ospiti Loredana Bertè e Gianni Morandi. Sabato 7 aprile partirà ufficialmente il serale di Amici 17, condotto da Maria De Filippi in prima serata in diretta su Canale 5, e lo farà con il botto. Per la prima serata arriveranno una tripletta di grandi ospiti, Laura Pausini, Alice Merton e il rapper Fabri Fibra che si esibiranno con i ragazzi nel corso della puntata. Reduce dal grandissimo successo dal lancio del suo ultimo album Fatti Sentire, la Pausini è la star più attesa da tanti telespettatori. Questa mattina si è tenuta negli studi del pomeridiano di Amici la presentazione della fase serale del talent. Maria De Filippi ha annunciato che Gianni Morandi sarà il super ospite della seconda puntata, in onda sabato 14 aprile, mentre Loredana Bertè arriverà sabato 21 aprile. Morandi doveva entrare a far parte lo scorso anno del cast del talent show nelle vesti di giudice. La trattativa tra la conduttrice e il cantante sarebbe saltata all'ultimo momento poiché è impegnato sul set della fiction di Mediaset L'Isola di Pietro. Gianni Morandi è stato super ospite del serale di Amici già nel 2015. Gianni Morandi super ospite del serale di Amici. Arriva anche la Bertè. Gianni Morandi e Loredana Bertè saranno super ospiti nelle prossime puntate del serale di Amici 17. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi nella conferenza stampa di presentazione della fase finale del talent. Per Loredana Bertè si tratta di un ritorno ad Amici, anche se solo per una sera e per pochi minuti. La signora della musica italiana, interprete di canzoni che sono state, sono e saranno patrimonio della nostra cultura musicale. È stata più volte ospite del girone finale di Amici, nel 2011 ha duettato in coppia con Loredana Errore, nel brano scritto da Biagio Antonacci intitolato Cattiva. Nel 2014 ha duettato con la squadra blu capitanata da Miguel Bosé. È stata giurata fissa nella 14esima e 15esima edizione di Amici. Un impegno che le ha permesso di riguadagnare una grande visibilità. Conquistando anche il favore della critica. Sicuramente molti ricorderanno la brusca lite avvenuta tra la Loredana e Anna Oxa. È atteso per quest'anno l'uscita del nuovo album di inediti di Loredana Bertè. A dicembre scorso, la cantante ha dichiarato di aver rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Non essendosi piegata alle sue richieste di cambiare il suo brano con un pezzo scritto da Biagio Antonacci, a sole poche ore dallo spoglio dei cantanti Big. Ovviamente la notizia fece rumore, tanto da raccogliere moltissimo consenso dal pubblico.